Ciao a tutti, vi do il benvenuto su Favole Nere. La vicenda che ho scelto di raccontarvi oggi è molto cruda e drammatica, ma per alcuni aspetti anche molto controversa. È una vicenda che mi ha sempre incuriosito e sinceramente ho fatto molta fatica a non rimanere coinvolta emotivamente. Anche questo caso, come il delitto di Villa Sassone, avviene nell'intimità della propria casa, in un momento di serena quotidianità. Una famiglia, l'ora della cena e il piccolo cagnolino di casa che scodinzola festoso. Un'istantanea della famiglia medio-borghese napoletana nel 1975. Questa famiglia ha un nome, sono i Sant'Angelo. I Sant'Angelo vivono a Napoli, la bella Napoli, con i suoi tanti vicoli, con i suoi balconi di panni stesi al sole. Napoli adagiata sul golfo è stupenda e ci si chiede se questa bellezza sia anche la sua maledizione. Il fuoco e l'acqua sono gli elementi di cui la città è fatta ed è proprio questa la bellezza che paga caro prezzo con la sua stessa esistenza. Ed è proprio una strana maledizione, quella che colpì la via che di lì a poco divenne la più famosa d'Italia, via Michelangelo da Caravaggio. Via Caravaggio è una tranquilla strada residenziale che si innerpica tra i quartieri di Posillipo e Fuorigrotta. È la sera del 30 ottobre 1975. L'autunno in via Caravaggio è arrivato in anticipo quest'anno. Il suo improvviso freddo ha ingiallito le prime foglie e anticipato il rientro a casa di un'ora. Nell'enorme appartamento al quarto piano del civico 78 vive appunto la famiglia Sant'Angelo. Quella sera la piccola luce nello studio della casa è accesa. Sulla scrivania, tra plichi e mille scartoffie, spunta il capo del padrone di casa, Mimmo. L'uomo sta mettendo in ordine i suoi tanti documenti, in attesa d'essere chiamato per la cena dalla moglie Gemma. È solo questione di tempo, perché la sua consorte, che è indaffarata in cucina, fra poco apparecchierà la tavola. La giovane Angela, figlia di prime nozze di Mimmo, è seduta sul letto della camera matrimoniale. La ragazza è già in pigiama ed è intenta a scrivere una lettera d'amore al suo fidanzato, Nicola. Qualcuno suona il campanello. Mimmo si alza e va ad aprire, seguito dal cagnolino di casa, il piccolo Dick, che abbaia festante. Dietro quella porta, nella lugubre notte in cui si racconta che i morti incontrano i vivi, una presenza invisibile metterà a segno il delitto più enigmatico nella storia della cronaca nera italiana. La mattina dell'8 novembre, l'avvocato Mario Zarrelli, nipote dei Sant'Angelo, venne a sapere che sua zia Gemma non si presentava al lavoro da circa 8 giorni. Era stata la segretaria della stessa zia ad avvisarlo. Mario, dopo una serie di tentate telefonate senza risposta, decide di presentarsi all'appartamento degli zii per verificare con i propri occhi. Raggiunta l'abitazione, si rende immediatamente conto che il campanello della porta d'ingresso è muto. Prova a bussare, ma dall'interno della casa nessuno risponde. L'uomo rimane un po' ad aspettare, ma dopo poco decide di recarsi allo studio medico della zia, in via Mario Fiore, al civico 49. Sua zia Gemma Cenname, infatti, era ostetrica e lavorava per proprio conto nel suo studio privato. Mario non ci va da solo, ma si fa accompagnare da sua moglie Elisa e da sua cugina Fausta Cenname. L'uomo spera di trovare una copia delle chiavi dell'appartamento degli zii, ma fa anche un'altra cosa. Mette da parte dei documenti della zia, documenti un po' scomodi, a quanto pare. Sarà lui stesso a raccontarlo agli inquirenti. La sua intenzione era quella di portare via quei documenti per tutelare la privacy della zia. Questa era stata la sua versione ufficiale, ma i giornali dell'epoca parlavano di un feto contenuto in un barattolo da far sparire. Si vociferava anche di aborti clandestini. A quanto pare queste erano solo voci che nessuno approfondì. Dopo aver cercato invano la copia delle chiavi, i tre si presentarono negli uffici della questura mobile di Napoli per segnalare l'assenza di notizie da parte della zia e di tutta la sua famiglia.
Anche il portiere, da diversi giorni, è impossibilitato a consegnare la posta. Parenti, amici e conoscenti della famiglia non hanno dubbi. Deve essere successo qualcosa di grave. A seguito della segnalazione, i poliziotti procedettero con le prime verifiche, inviando una volante al civico 78 di via Caravaggio. Le finestre dell'abitazione erano chiuse, il contatore della luce era staccato e la macchina di Domenico Sant'Angelo, una Lancia Fulvia color amaranto, non era in garage. Dopo aver suonato a vuoto il campanello, gli agenti richiedono l'intervento dei vigili del fuoco per poter ispezionare l'appartamento. Una squadra di pompieri si calerà dal quinto piano del palazzo per raggiungere il balcone dell'appartamento sottostante, il quarto piano di casa Sant'Angelo. Il commissario di polizia Lonardo, gli uomini della squadra mobile e il commissario Perrini rimangono in attesa davanti alla porta della casa. Una volta giunti sul balcone, i vigili del fuoco rompono il vetro della finestra e si accingono ad entrare. Il vigile che apre la porta d'ingresso appare sconvolto. Il suo volto è una smorfia di disgusto. Una volta uscito sul pianerottolo, non fa che ripetere la stessa parola: sangue, sangue. Lo spettacolo che sta per apparire sotto gli occhi dei poliziotti è a dir poco raccapricciante. Al di là della finestra c'è il teatro di una strage. L'odore della morte invade ogni cosa. Gli agenti saranno costretti ad indossare delle maschere antigas per potersi muovere all'interno dell'appartamento, poiché l'aria è irrespirabile. Sul pavimento sono presenti grosse pozzanghere di sangue. Lungo il corridoio si snodano due lunghe strisce di liquido ematico che sembrano sfumare verso una piccola porticina sul fondo del passaggio. Tutto il resto dell'appartamento, per quel poco che la luce naturale filtrata dai serramenti lascia intravedere, sembra perfettamente in ordine. Ma è proprio oltre quella soglia imbrattata di rosso che si nasconde l'orrore. Superata l'entrata, videro l'incredibile. Dalla vasca da bagno, un ammasso indefinito faceva capolino. Solo avvicinandosi, videro i corpi martoriati dei Sant'Angelo. Erano nella vasca, uno sopra l'altro, completamente immersi nel loro sangue. Solo in un secondo momento troveranno sotto i loro corpi il corpicino del cagnolino di casa Dick, avvolto in un plaid. Una scena terribile che non lasciava certamente dubbi. I coniugi Sant'Angelo erano stati massacrati, probabilmente a colpi di fendente, e gettati come scarti nella loro stessa vasca da bagno. Altro orrore li attendeva. Gli inquirenti continuarono il loro raccapricciante percorso nell'appartamento. Le scie di sangue proseguivano verso la camera da letto dei Sant'Angelo. Varcata la soglia, si trovarono di fronte il grande letto matrimoniale. Il copriletto era completamente intriso di sangue. Un corpo giaceva sul letto, avvolto nelle lenzuola e coperto a sua volta da un tappeto. Era la figlia di Mimmo, Angela. La ragazza era stata barbaramente massacrata, come i genitori, a colpi di fendente. Il sangue era ovunque nella stanza. Forse la giovane donna era stata uccisa proprio nella camera da letto. Sul pavimento della camera era presente una lettera che risultò essere stata scritta proprio dalla ragazza al suo fidanzato. Su questa si leggeva: con te ho provato cosa vuol dire la dolcezza, la tenerezza, l'amore e la gioia. Sono le 22:30. Chiudo perché si è fatto tardi e mi auguro di dormire. Riprenderò domani mattina. La scena cristallizzata nel tempo si completava in cucina con i resti di una cena: insalata di pomodoro, frittata di maccheroni, tonno e frutta. Anche qui erano presenti delle larghe pozze di sangue. Nell'appartamento erano stati trovati anche due orologi elettronici, con l'orario fermo alle 5 del mattino. L'assassino, infatti, prima di lasciare la casa, aveva abbassato l'interruttore del generale. Questo era anche il motivo per cui il campanello della porta d'entrata risultò essere muto. C'era poi stata la testimonianza del fidanzato di Angela, Nicola. Il ragazzo dichiarerà di aver cercato più volte di telefonare il 31 di ottobre, e di essere addirittura andato sotto casa per citofonare,
senza mai ricevere risposta. Da questa testimonianza, dall'ultima annotazione sulla lettera di Angela e dagli orologi, si riusciva a stabilire che Sant'Angelo erano stati uccisi fra le 22 e le 5 del mattino, probabilmente proprio tra il 30 e il 31 di ottobre. Anche sul pavimento dello studio erano visibili grosse pozze di sangue. Sulla scrivania erano presenti delle bottiglie di brandy e due bicchierini, al cui interno era ancora visibile del liquore. Poco distante c'era un posacenere, al cui interno erano poggiati tre mozziconi di sigaretta, marca Gitan ed MS. Accanto al tappeto della stanza da pranzo vennero rinvenuti dei frammenti di vetro, probabilmente provenienti da un paio di occhiali da vista. Dalla quantità di sangue presente nelle varie stanze, gli inquirenti fecero una logica deduzione. Le tre vittime erano state assassinate in tre ambienti diversi della casa. Mimmo nel suo studio, Gemma in cucina e la giovane Angela tra la camera matrimoniale e il corridoio. Ma chi erano i Sant'Angelo? Domenico Sant'Angelo, il capofamiglia, era un ex capitano di lungo corso che, dopo aver smesso la divisa della Marina Mercantile ed essere stato per 11 anni amministratore condominiale del rione Lauro, aveva deciso di mettersi in proprio lavorando come rappresentante. Pensionato da pochi anni, integrava la pensione come amministratore di condominio. Al momento della morte aveva 54 anni. L'uomo era vedovo, la sua prima moglie, madre di Angela, era morta per le conseguenze di un'iniezione di antibiotico che lui stesso gli aveva praticato. Un anno dopo aveva sposato Gemma, ex insegnante e titolare di uno studio privato di ostetricia. Al momento della morte Gemma ha 49 anni. I due si erano conosciuti tramite gli annunci di un quotidiano e dopo pochi mesi decisero di sposarsi. Poi c'era la figlia 19enne Angela, nata dal primo matrimonio di Mimmo. La ragazza aveva trascorso il periodo successivo alla morte della madre a casa di una zia materna e da poco tempo si era ricongiunta al padre. Angela aveva trovato lavoro da circa un anno come impiegata presso gli uffici dell'INAM a Fuorigrotta, a pochi passi dalla casa paterna. L'INAM era l'Istituto Nazionale Assicurativo per le Malattie. Nel 1977 l'ente verrà eliminato a seguito della nascita del Servizio Sanitario Nazionale. Angela era fidanzata con il giovane Nicola, suo futuro sposo. La ragazza, si scoprirà, possedeva un diario segreto su cui annotava tutto ciò che le capitava, ma quel diario non verrà mai ritrovato. Al momento della morte, la giovane donna aveva 19 anni. I Sant'Angelo erano una famiglia medio borghese per bene e molto riservata. Una famiglia apparentemente perfetta e al passo con i tempi, ben integrata nella società di allora. Dai pochi elementi rinvenuti sulla scena del crimine, abbozzarono una prima ricostruzione sulla dinamica del delitto. La logica suggerisce che sia stato proprio Mimmo ad aprire la porta di casa all'assassino, salvo poi riceverlo nel suo studio, a pochi passi dall'ingresso. Secondo gli inquirenti, la persona che ha ucciso conosceva bene le vittime. Gli agenti, inoltre, escludono fin da subito il tentativo di rapina. Secondo le primissime impressioni degli investigatori, l'aggressione iniziale potrebbe essere attribuibile ad un oscuramento della ragione, dovuto ad una forte ed improvvisa rabbia. Si potrebbe trattare dunque di un omicidio d'impeto, dal quale sarebbe poi scaturita la necessità di eliminare i testimoni presenti sul luogo del delitto. Un'altra ipotesi, invece, è quella della vendetta premeditata, maturata nel tempo e poi esplosa con indicibile ferocia. Dai successivi rilevamenti effettuati nell'appartamento erano state rinvenute delle impronte di sangue sulla finestra dello studio. In più, era stata rinvenuta anche un'impronta di scarpa, più precisamente sulla scia di sangue che partiva dalla cucina e andava verso il bagno. L'impronta misurava 29 cm di lunghezza, con larghezza del tacco di 7 cm. L'assassino, dunque, indossava calzature di taglia fra il 41 e il 42. Successivamente, venne perquisito anche lo studio di ostetricia della signora Gemma, in via Mario Fiore, al civico 49. Fra i documenti ritrovati, gli inquirenti notarono una querela, compilata ma mai consegnata. La querela era stata redatta nei confronti di Domenico Zarrelli,
nipote di Gemma Cenname. L'uomo sarebbe stato querelato per maltrattamenti. Domenico Zarrelli era il fratello di Mario Zarrelli, l'uomo che aveva segnalato alle forze dell'ordine la seria preoccupazione nei confronti della zia e della sua famiglia. Nello studio di ostetricia vennero rinvenuti anche dei dépliant scarabocchiati con la firma dello stesso Domenico, all'epoca dei fatti 33enne. Domenico Zarrelli era studente universitario fuori corso alla facoltà di giurisprudenza. Si vociferava che l'uomo amasse la bella vita. Si diceva che ostentasse un tenore al di sopra delle sue possibilità, grazie alla pensione del padre, ex presidente di corte d'appello. Era perennemente in debito e alla ricerca di soldi, che molto spesso richiedeva la zia Gemma. Ed era proprio la zia Gemma tra le persone che avevano più volte aiutato Domenico. Gli inquirenti cominciarono ad unire i punti e fecero alcune associazioni logiche. La denuncia della Cenname indicava cattivi rapporti nei confronti dell'uomo. I volantini potevano indicare il fatto che il ragazzo frequentasse spesso lo studio della zia. Tutti elementi di un certo valore per gli inquirenti, che uniti alle testimonianze di alcune persone, concentravano le attenzioni dei carabinieri proprio sull'uomo. Un'inquilina del palazzo aveva riferito agli inquirenti che la notte della strage verso 1:30 avrebbe sentito l'uscio dell'appartamento al quarto piano chiudersi. Preoccupata, avrebbe guardato dallo spioncino, notando così l'ombra di una persona alta e corpulenta. In più, c'era stata la testimonianza di Ussarto. L'uomo disse di aver riconosciuto l'auto dei Sant'Angelo guidata freneticamente proprio la notte della strage, da qualcuno la cui descrizione fisica aveva punti in comune con Domenico Zarrelli. Un vigile urbano, poi, affermò di aver visto 2 giorni dopo la strage la luce accesa in casa Sant'Angelo verso le 3:30 del mattino. Secondo gli inquirenti, l'assassino era ritornato sul luogo del delitto per inquinare la scena del crimine. E d'altronde la cosa aveva senso. Sul lavabo e sulla tazza del bagno erano stati trovati 2 mosconi morti. Forse era stato spruzzato del deodorante per ritardare la scoperta dei cadaveri. E un'altra domanda viene spontanea. Mario Zarrelli si era rivolto in questura molti giorni dopo la conclamata assenza di notizie da parte della zia. Per lasciare risanare le ferite sulle mani del fratello? Forse gli uomini erano complici? Molte supposizioni, ma nulla di concreto. Un'altra pista venne perseguita dagli inquirenti, la pista calabrese. Ad uccidere la famiglia Sant'Angelo potrebbero essere state più persone appartenenti ad una cosca. C'è un indizio abbastanza inquietante. Il 28 ottobre del 1975, il giorno prima della strage, Angela, interpellata da un suo collega di lavoro su eventuali progetti futuri di matrimonio, disse: «Ma che nozze d'Egitto, morirò scannata, dico sul serio, poi vedrete, c'è un ingegnere là». La signora Gemma Cenname, tempo prima, aveva infatti affittato un casolare di montagna di sua proprietà ad un uomo che si era sempre presentato come ingegnere chimico. In realtà l'uomo, che non aveva mai pagato l'affitto, non risultò essere ciò che diceva. Mimmo Sant'Angelo, per rientrare in possesso dell'immobile, aveva sostituito su consiglio dell'avvocato le serrature, scoprendo all'interno del casolare degli oggetti che fecero pensare subito a qualche attività illecita: brandine, passamontagna, catene. L'uomo, un mese dopo la strage, finirà in carcere con l'accusa di rapina, rivelandosi essere un pregiudicato, facente parte proprio della famosa cosca calabrese. L'uomo era coinvolto in strani traffici. Anche questa pista, però, non venne mai perseguita a dovere e decadde. Ma cosa era accaduto quella notte a casa Sant'Angelo? Da una prima ricostruzione, la dinamica dei fatti è violentissima e sconcertante. Quella notte, un misterioso assassino varca la soglia della casa. L'uomo sarebbe stato accolto proprio dal padrone di casa, Mimmo. Una volta entrato in casa, il Sant'Angelo l'avrebbe invitato nel suo studiolo. Probabilmente quella sera dovevano discutere di un qualcosa di importante. Poco dopo, fra i 2 uomini, ne sarebbe nata una discussione. Preso da una furia cieca, il visitatore si avventa su Mimmo e lo tramortisce al capo con un oggetto contundente, probabilmente il basamento di una statuetta
o di un fermacarte. L'oggetto non verrà mai ritrovato. Successivamente si avventa sul cagnolino, soffocandolo, per impedirgli di attirare l'attenzione con il suo abbaiare disperato. In casa sono presenti altre due persone e lui lo sa. Si dirige in cucina e si avventa su Gemma. Anche lei verrà tramortita al capo con lo stesso oggetto. Poi è il turno di Angela. La ragazza fa capolino dalla camera da letto. Spaventata dai rumori, non ha il tempo di mettere a fuoco cosa stia accadendo e viene a sua volta colpita alla testa con una tale violenza da causarne l'immediata morte. I coniugi non sono morti, l'assassino torna sui suoi passi. Dalla cucina afferra un coltello e va dritto nello studio dove sgozza Domenico, con un solo colpo. Poi ritorna nuovamente in cucina, dove strazza con 6 fendenti Gemma. Convinto che anche Angela abbia solo perso i sensi, torna sulla soglia della camera da letto, dove giace il suo corpo, e la sventra con 2 fendenti all'addome e altri 5 al collo. Dal piano di sotto gli inquilini odono dei rumori di passi e oggetti trascinati sul pavimento, tanto che inizialmente pensarono ad un possibile trasloco, mentre al piano di sopra l'assassino trascinava i corpi delle 3 vittime. I coniugi Sant'Angelo nella vasca da bagno, per prima il cagnolino e poi i loro corpi posti uno sopra l'altro. Alla giovane Angela viene riservato un trattamento diverso. L'assassino adagia il suo corpo sul letto e lo avvolge con le lenzuola e infine lo copre con un tappeto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver compiuto il massacro, l'assassino è uscito dalla porta principale, chiudendo la chiave con doppia mandata. Non prima d'aver chiuso le porte delle stanze, in modo da evitare il propagarsi dell'odore. Nella vasca da bagno è stata inoltre introdotta dell'acqua fredda, in modo da ritardare la decomposizione dei corpi e di conseguenza la scoperta del delitto. Anche l'assassinio del cane è riconducibile a motivi di sicurezza, sia per evitarne l'abbaiare che avrebbe potuto attirare l'attenzione, sia per eliminare un testimone scomodo, le cui capacità olfattive avrebbero potuto avere un ruolo nelle indagini da non sottovalutare. Le tracce di sangue sulla finestra lasciavano supporre che l'assassino potrebbe aver lanciato nel vuoto un involucro contenente effetti personali e le armi del delitto, per poi recuperarlo in un secondo momento. Lasciando l'appartamento di casa Sant'Angelo, l'omicida non poteva portare con sé un fardello sospetto, per cui, una volta raggiunta via Caravaggio, è stato per lui molto più semplice e soprattutto più sicuro portarsi sul vialetto interno dello stabile e recuperare l'involucro che aveva lanciato dalla finestra dello studio. Domenico Zarrelli venne messo in stato di fermo. Su di lui pesavano diverse accuse. L'uomo aveva profonde ferite sulle mani che, secondo i periti, potevano essere riconducibili ai segni di una colluttazione. Domenico dichiarava di avere un alibi per la notte del delitto. Quella sera era al cinema per vedere il film Amici miei, con la sua fidanzata dell'epoca, una ragazza giamaicana. Dopo il film avrebbe passato la notte a casa di lei. Quest'alibi però non venne mai confermato dagli addetti del cinema, che riferirono di averlo visto la sera prima e non quella del delitto. L'uomo però indicò agli inquirenti una probabile pista passionale, legata alla presunta relazione di Angela con un medico suo collega, il dottor Giuseppe De Laurentiis. Il dottor Laurentiis conosceva Angela e suo padre Mimmo da alcuni anni. Dichiarò di aver sentito la ragazza per l'ultima volta verso le 18:50 del 29 ottobre, la sera della strage. Quella mattina Angela si era sentita poco bene sul posto di lavoro e si era fatta dare un permesso per incasare prima a casa. Nel corso della giornata era stata visitata in casa da un collega del dottor De Laurentiis, il dottor della corte. Verso sera la ragazza aveva telefonato al dottor Laurentiis per chiedergli consigli su come proseguire le cure. Sembra non ci sia niente di strano, ma di lì a poco qualcos'altro venne fuori. A ridosso della scoperta della strage, in alcune dichiarazioni rilasciate da Fausta Cenname, nipote della signora Gemma, il dottor De Laurentiis era coinvolto in una relazione con Angela. I due, in altri termini, sarebbero stati amanti. Uno scenario di questo tipo
farebbe presupporre una certa ipotesi, quella di un triplice delitto maturato per motivi privati e passionali. Al culmine di una discussione apparentemente tranquilla, svoltasi in casa Sant'Angelo. Ma quale fu il possibile fattore scatenante della strage? Forse una gravidanza di Angela scoperta da suo padre? Una gravidanza intorno alla quale nacque una discussione tesa e minacciosa in casa Sant'Angelo. Una discussione gestita direttamente dal padre della ragazza con il suo stesso ospite. Ad Angela l'assassino assestò due colpi da punta e taglio anche al basso ventre. Inoltre a lei era stato riservato un trattamento diverso dai suoi genitori. Il suo corpo era stato accuratamente avvolto in un lenzuolo e deposto sul letto. L'ipotesi della gravidanza, comunque, non venne mai approfondita. Sfortunatamente l'autopsia non fu estesa ad un'analisi istologica dell'utero della ragazza. Questo comunque non confermava e nemmeno escludeva l'ipotesi di una gravidanza. Poi c'era stata la testimonianza di un'amica della giovane. Angela, negli ultimi tempi, lamentava problemi sul posto di lavoro. Raccontò alla sua amica che un uomo la perseguitava e che ogni tanto le faceva delle avance. Ma questa pista decadde come la precedente. Domenico Zarrelli, unico sospettato, viene arrestato dai carabinieri su mandato della Procura di Napoli il 29 marzo 1976. Ovviamente la stampa non si fa sfuggire neanche un particolare di questo caso agghiacciante. Le fotografie della strage finiscono su tutti i giornali dell'epoca e anche il presunto assassino finisce in prima pagina. Sul Corriere della Sera si legge: Domenico Zarrelli è stato arrestato nella sua abitazione. L'accusa è pesantissima. Triplice omicidio volontario plurimo, aggravato nelle persone di Domenico Sant'Angelo, della sua seconda moglie Gemma Cename e della figlia di primo letto, Angela Sant'Angelo. L'ospite venuto all'ora di cena si tramutò improvvisamente in uno spietato e feroce assassino. Domenico Zarrelli diventa il mostro di via Caravaggio. Questo caso giudiziario terrà banco a lungo perché Domenico Zarrelli si proclamerà da subito innocente e l'opinione pubblica si spaccherà a metà fra innocentisti e colpevolisti. Il movente della strage fu inquadrato in una richiesta di denaro rifiutato. L'evento, insomma, non sarebbe stato premeditato, ma subentrato a causa di un violento scatto d'ira. Era stato il rifiuto della zia Gemma a far scattare in lui la rabbia cieca. L'uomo amava la bella vita e viveva sempre al massimo delle sue possibilità. Proprio per questo era sempre alla ricerca di soldi. Era Gemma a rispondere alle sue continue richieste di denaro. La donna però cominciò a stufarsi di quelle continue richieste e decise ad un certo punto di imporre il suo rifiuto. Da qui probabilmente nacquero i maltrattamenti nei confronti della donna, maltrattamenti denunciati nella querela, ma mai consegnati ai carabinieri. Tutto il processo si poggerà esclusivamente su questa conclusione. Durante l'intero iter processuale, la difesa, a cui prenderà parte l'avvocato Mario Zarrelli, fratello dell'imputato, si adoperò per demolire una ad una le accuse nei confronti dell'accusato. La difesa confermò la vita dispendiosa dell'imputato, ma riferì che l'uomo non aveva mai fatto richiesta di prestiti o di regali alla zia, avendo venduto 3 mesi prima un appartamento ereditato dal padre. L'appartamento era stato venduto ad un parente, un noto cardiologo. La cifra ricavata era di 14 milioni di lire. Poi c'era la famosa impronta di scarpa, numero 42, che non era compatibile con il numero di scarpe usate da Domenico Zarrelli. L'uomo, infatti, calzava il numero 46. La testimonianza del sarto, che aveva riconosciuto l'auto di Mimmo Sant'Angelo, guidata da qualcuno la cui descrizione fisica riconduceva Zarrelli, si rivelò piena di contraddizioni e incertezze. Innanzitutto, la stazza di Domenico Zarrelli era incompatibile con la macchina dei Sant'Angelo. L'uomo era troppo alto per poter guidare quel tipo di mezzo. In più, verrà accertato che l'auto in questione, una Lancia Fulvia berlina color amaranto, verrà in seguito ritrovata in stato di avaria con la batteria scarica al porto di Napoli, dove proprio Mimmo Sant'Angelo l'avrebbe lasciata. L'uomo, infatti, la sera precedente la strage, dopo aver fatto visita ad un amico, sarebbe rientrato a casa con i mezzi pubblici, proprio a causa dell'avaria della sua auto,
Le chiavi del mezzo, infatti, verranno ritrovate sulla credenza di Casa Sant'Angelo. Domenico Zarrelli non portava occhiali da vista, quindi quei frammenti di vetro ritrovati sul tappeto della cucina del massacro non potevano essere riconducibili a lui. Inoltre, i mozziconi di sigaretta ritrovati nel posacenere sulla scrivania di Mimmo non corrispondevano alle sigarette fumate dallo Zarrelli. Lui fumava sigarette di marca HB con filtro. Quelle ritrovate erano marca MS e Gitan. Nel frattempo, però, anche la cugina di Domenico Zarrelli, Fausta Cenname, viene indagata per falsa testimonianza. Aveva infatti riferito di essere stata minacciata dagli Zarrelli di riportare al processo solo quello che loro volevano. La donna, però, verrà assolta. Dopo 2 anni di processo, Domenico Zarrelli viene condannato in primo grado all'ergastolo e il 1978. Dopo 5 anni di detenzione, viene assolto in appello per insufficienza di prove, ma con formula dubitativa. Successivamente, assolto con formula piena. Ma per lui non era ancora finita. La Cassazione annullò questo verdetto e si arrivò al quarto processo, con la definitiva assoluzione nel marzo del 1985. Durante il periodo di detenzione, Domenico si laureò in giurisprudenza, come il fratello Mario, suo avvocato difensore, durante il processo. La fine di un incubo per Domenico Zarrelli, che dopo più di 10 anni di battaglie legali è finalmente un uomo libero. A partire dal 1976, per quasi un decennio, l'uomo è stato descritto dai giornali e dalla televisione come un uomo violento e incline al crimine. Durante la trasmissione Telefono Giallo, diretta da Corrado Augias nel 1988, Zarrelli disse: «Oggi posso affermare con gioia che chiunque può aver ammazzato quelle povere persone, anche qualcuno di voi. Io no, perché ho subito tanti processi. Mi hanno rivoltato sotto e sopra, hanno cercato in ogni modo di incastrarmi e non ci sono mai riusciti, perché io ero innocente». Dopo essere tornato in libertà, esercitò la sua professione di avvocato con un occhio di riguardo verso quelle persone che, come lui, avevano rischiato di essere stritolati dai meccanismi della giustizia. In un'intervista disse: «Da quando faccio l'avvocato, mi sono ripromesso che non avrei mai abbandonato un innocente. Lo avrei difeso anche gratuitamente». Nel 1994, infatti, salvò un uomo da condanna sicura. Nel 2006, Domenico Zarrelli viene risarcito dallo Stato con 1.400.000 euro per danni morali e materiali. Nel 2011, però, accade un fatto strano. Sulla spinta di una lettera anonima firmata da ignoti con lo pseudonimo di Blue Angel, la Procura di Napoli decise di riaprire il fascicolo sulla strage di Via Caravaggio. Poco dopo, l'allora procuratore aggiunto Giovanni Melillo delegò alla Polizia Scientifica di Napoli e al Servizio Centrale di Roma le indagini sui reperti rinvenuti nell'appartamento della strage. I poliziotti recuperarono nei depositi del tribunale gli scatolini con gli oggetti rinvenuti nella casa di Via Caravaggio. Tutti in buono stato di conservazione, nonostante siano trascorsi circa 40 anni dal sequestro. Stando a quanto riportano le cronache dell'epoca, dall'esame di alcuni reperti, tra cui mozziconi di sigaretta, sarebbero emerse tracce di DNA compatibili con il profilo di Domenico Zarrelli. L'ex indagato asserisce di non essere mai stato sottoposto ad alcun test genetico, bollando la vicenda come un mero tentativo di discredito volto a danneggiare la sua immagine pubblica. L'uomo dirà: «Questa storia mi ha rovinato l'esistenza. I fantasmi sono quelli che riemergono dopo un lungo sonno di 39 anni e non ti lasciano tregua, troncandoti il respiro. I fantasmi si materializzano sotto forma di tracce organiche ritrovate dopo quasi mezzo secolo su 4 mozziconi. E allora rivedi i giorni più cupi della tua esistenza. E allora l'incubo ritorna dal passato, quello di essere considerato il mostro di Via Caravaggio. Comunque sia, l'uomo non può essere riprocessato per la stessa ipotesi di reato, per il principio del ne bis in idem. Il processo non può essere ripetuto. Il caso verrà definitivamente chiuso nel 2015. La casa di Via Caravaggio
fu dissezionata e venduta. A oggi, solo una piccola parte dell'appartamento conserva la proprietà degli eredi di Domenico Sant'Angelo, quella in cui quella notte furono massacrate le 4 vittime. Lo stabile è rimasto pressoché uguale a come era all'epoca dei fatti. Dopo quasi 50 anni dalla strage, Napoli non ha dimenticato. Il fantasma di quel massacro rimane infatti tuttora vivido nella memoria di chi ha abitato quei luoghi. Si chiude così uno dei capitoli più macabri della storia del nostro paese. Vi lascio con un pensiero su Angela, rilasciato durante un'intervista dalla sua amica. Di Angela ricordo soprattutto il suo sorriso. Angela aveva un sorriso bellissimo e ricordo quei bellissimi momenti passati insieme. Momenti che abbiamo vissuto da grandi amiche durante quei nostri pomeriggi a Napoli. Angela rimarrà per sempre la mia più cara amica. Grazie per essere stati mia compagnia. Spero che questo contenuto sia stato di vostro gradimento. Se avete piacere, potete commentarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!